Il 16 giugno del 2018, Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, in occasione di un incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ha ricordato l'esempio di come si affronta la sofferenza, offerto dal compianto Monsignor Michele Castoro, e ha inoltre invitato i giovani a seguire le orme di Padre Pio affidandosi a lui. Il nostro pensiero, come già dicevo all'inizio della celebrazione, va subito a Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, che in questi anni avete avuto modo di incontrare nei convegni e di cui avete apprezzato la profondità spirituale, la dolcezza del tratto, l'affabilità. A queste caratteristiche aggiungiamone un'altra. Egli ci ha dato l'esempio di come si affronta la sofferenza e di come si va incontro alla morte. E sembra quasi aver tracciato una linea, una direzione che diventa un grande insegnamento anche per i gruppi di preghiera. I mesi della sua malattia sono diventati forse i più fecondi di un ministero nel quale ha imparato l'obbedienza alla volontà di Dio, la fiducia di chi si affida totalmente al Signore, la preparazione di chi va incontro all'ora della morte non come al momento della fine e del vuoto, ma come al momento dell'inizio. Lasciare che sia Dio a decidere della nostra vita significa entrare nella logica evangelica della quale Gesù disse a Pietro: quando sarai vecchio, un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi. Parlava del martirio di Pietro. Ma da queste parole l'Apostolo comprende che la sua vita, e noi comprendiamo ugualmente che la nostra vita, quando è offerta al Signore in un vincolo di amore, lascia a Lui decidere il futuro, qualunque esso sia. Se la preghiera non ci porta a questo abbandono nel Signore, vuol dire che è una preghiera ancora debole, forte, poco forte. L'importante è che questo futuro che noi intravediamo essere nelle mani di Dio sia un futuro che ci conformi pienamente a Lui. Grazie, caro Monsignor Castoro, perché ci ha insegnato la bellezza dell'abbandono in Dio, preparata e intessuta di tanta preghiera, vissuta anche con questi gruppi alla scuola di San Pio. I giovani sono il nostro Eliseo e noi, gli adulti, siamo Elia. Passare vicino è un atteggiamento esigente, quello di passare vicino, e non di passare dritto, e non di non degnare di uno sguardo, e neppure semplicemente di criticare quello che magari non ci va delle nuove generazioni. Elia ci insegna a passare vicino. Significa che ci insegna a vivere la prossimità, la vicinanza, l'ascolto dei giovani. Non sono loro che vengono a cercare noi, ma noi dobbiamo andare a cercare loro, come Elia. Ma non basta stare vicino. Elia getta il mantello sulle spalle di Eliseo, crea comunicazione e coinvolgimento. Lo rende protagonista di una vita che è la sua stessa vita. E la stessa cosa viene chiesta a noi nella trasmissione della fede. Dopo esserci fatti vicini, dobbiamo essere in grado di far sì che questi giovani siano protagonisti della vita cristiana, che tante volte rimane appannaggio di pochi e che forse che tante volte le generazioni più adulte hanno qualche difficoltà a trasmettere, a mettere totalmente nelle mani di chi muove i primi passi nella via della giovinezza e dell'adultità. E non dimentichiamo che nella prima giornata mondiale della gioventù,
Nel primo discorso che fu fatto per i giovani, Giovanni Paolo II ebbe a dire ai giovani: voi avete una ricchezza che altri non hanno, la ricchezza della vostra età. La giovinezza è una ricchezza. Un pensiero, infine, ai giovani qui presenti. Forse non sono molti, però quei pochi che sono credo che siano preziosi ormai in ogni gruppo ecclesiale, sia nei gruppi di preghiera, sia in altre forme di associazionismo. Non sono più numerosi come una volta. La mia mamma, che ha 87 anni, ha partecipato al grande raduno del 48 con l'Azione Cattolica, i Baschi Blu, convocati da Pio XII, e lo ricorda ancora dopo tanti anni con orgoglio. Allora l'associazionismo era una realtà che vedeva molti, molti giovani. Oggi la loro presenza è più rarefatta, ma nelle associazioni dobbiamo dare loro il giusto peso, la giusta voce, se vogliamo essere in sintonia con il Sinodo e con questa parola. Un pensiero va a loro: lasciatevi provocare da quell'Elia che siete venuti qui a venerare e a trovare, San Pio. Egli pone sulle vostre spalle il mantello della sua testimonianza, che esige una configurazione a Cristo. Chiedetevi, raccogliete quel mantello sulle vostre spalle, nella vostra vita. Siete capaci di bruciare e offrire, come Eliseo fece, ecco, con quello che aveva, la ricchezza della vostra età per Dio e per gli altri? Non è uno svenderla, è un donarla. Che questi giorni siano giornate in cui la vostra giovinezza sia lietata dal desiderio di essere coloro che continuano nell'oggi la testimonianza di questo profeta del nostro tempo. Accanto avete la Chiesa, che in questo momento storico tiene particolarmente a voi, perché in voi vede il suo futuro. Sia lodato Gesù Cristo.